ritrovati a 12 Porte, l'appuntamento con le notizie dalla Chiesa di Bologna, la Domenica della Parola di Dio. In tutte le parrocchie lo scorso 23 gennaio si sono tenute iniziative per sottolineare l'importanza dell'ascolto e della meditazione delle Sacre Scritture nella vita dei credenti. L'istituzione di nuovi lettori e la proclamazione integrale del Vangelo di Luca sono stati i due segni diocesani che ha ospitato la cattedrale lo scorso 23 gennaio in occasione della Domenica della Parola. La proclamazione del terzo Vangelo si è tenuta nel primo pomeriggio dall'ambone della Chiesa Madre della Diocesi, grazie a un nutrito gruppo di persone che si è reso disponibile per la lettura del testo sacro. A seguire la messa presieduta dall'Arcivescovo. Quando ascoltiamo la parola di Dio e vinciamo le nostre paure, ha detto il Cardinal Zuppi nell'omelia, scopriamo la forza del suo amore. All'inizio sembra impossibile viverla, ma l'amore infinito di Dio cambia la vita, è efficace. La sua parola, infatti, nella confusione e nell'incertezza della nostra vita, nei tanti incroci, dove è difficile scegliere da che parte andare, ci aiuta a cercare di stare sempre dalla parte dell'amore, anche quando ci sembra che non convenga lì per lì, ma per la parola del Signore. Vi ricordate quando Pietro disse: io ho lavorato tutta la notte, non ho raccolto nulla, ma sulla tua parola getterò le reti. E raccolse tanto. L'arcivescovo si è poi rivolto ai 12 nuovi lettori che ha istituito appunto durante la celebrazione. Alcuni di loro sono in cammino verso il diaconato permanente. Questo, cari fratelli, è il vostro servizio di lettori. Ministero istituito, cioè dentro la stessa struttura della Chiesa. È solo servizio, cioè dono gratuito della bellezza del servizio, perché così potete aiutare questo corpo, in realtà così fragile, così umano, come sono le nostre comunità e la Chiesa tutta, e va molto amata, anche perché ci sta qualcuno che non gli vuole bene alla Chiesa, in tanti modi, e qualche volta anche noi ci mettiamo della nostra. Un ricordo nella riflessione è andato anche a Papa Benedetto XV, Giacomo della Chiesa, che fu arcivescovo di Bologna dal 1907 al 1914. Sabato 22 gennaio ricorreva infatti il centenario della sua morte. Proprio per la libertà del Vangelo, disse durante la Prima Guerra Mondiale: basta la guerra, facendo arrabbiare molti, e invitò gli stati in conflitto, disse, alla diminuzione simultanea e reciproca degli armamenti. Abbiamo visto com'è finita. E diceva, in sostituzione delle armi, indicava l'istituto dell'arbitrato, con la sua funzione pacificatrice per vincere la mancanza di mutuo amore tra gli uomini, l'egoismo nazionalistico, l'odio di razza e lotta di classe, perché la pace non è mai la vittoria di una parte sull'altra. Le sue parole, purtroppo, non sono state molto ascoltate. Al termine dell'omelia, l'istituzione del Ministero del Lettorato, con la consegna delle Sacre Scritture da parte dell'Arcivescovo ai nuovi lettori. Marco, ricevi il libro delle Sante Scritture e trasmetti fedelmente la parola di Dio, perché germogli e fruttifichi nel cuore degli uomini. Amen. Anche altre parrocchie hanno vissuto momenti specifici di riflessione e attenzione verso la parola di Dio. In alcune liturgie, per esempio, è stato intronizzato l'Evangeliario, oppure sono stati creati dei momenti di approfondimento e conoscenza della parola di Dio, come a Poggio Renatico, che ha continuato l'esperienza della lettura continuata della Bibbia proprio partendo dal Vangelo di Luca, che ci accompagna in quest'anno liturgico. Dopo Marco e Matteo, nei due anni precedenti, ora si è concluso il ciclo dei Vangeli sinottici per la parrocchia di Poggio Renatico. A sostenere l'iniziativa biblica della comunità anche il nuovo parroco Don Daniele Nepoti.
Il prolungarsi di questa pandemia, spiegano i promotori, ci rende più fragili e vulnerabili, ma questo appuntamento che ci raccoglie per la proclamazione, l'ascolto e la meditazione della parola alimenta e rafforza la nostra comunità, perché la parola insieme all'Eucaristia sono punti di riferimento per il nostro cammino. La parola ci guida, l'Eucaristia ci sostiene e insieme ci portano all'incontro e all'accoglienza, sull'esempio di Gesù, dei nostri prossimi più fragili, deboli e poveri. La settimana di preghiera per l'unità dei cristiani si è conclusa con un incontro interconfessionale di preghiera nella Chiesa Cattedrale, presenti esponenti delle chiese e comunità cristiane presenti a Bologna. Un incontro di preghiera ha visto riuniti esponenti delle confessioni cristiane presenti in città per invocare il dono della riconciliazione tra tutti i credenti in Cristo, a conclusione della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. La prudenza sanitaria ha suggerito anche quest'anno di non moltiplicare gli eventi, ma non si è voluto rinunciare a un appuntamento di presenza nella Chiesa metropolitana che consente il distanziamento e che ha accolto nei suoi spazi tutti i presenti. L'arcivescovo, assente per partecipare ai lavori del Consiglio Permanente della CEI, era rappresentato dal vicario generale Monsignor Stefano Ottani, che ha fatto gli onori di casa. Erano presenti esponenti delle chiese evangeliche, la chiesa valdometodista, la chiesa della riconciliazione, gli avventisti, delle chiese ortodosse, greca, russa, romena, della chiesa copta. Per la chiesa cattolica erano presenti numerosi sacerdoti, religiosi e fedeli, e anche le comunità del seminario arcivescovile e del seminario regionale. La traccia per la preghiera comune è stata preparata quest'anno dal Consiglio delle Chiese del Medio Oriente, che ha voluto invitare a riflettere sul cammino dei magi che dall'Oriente si misero in viaggio seguendo la stella per adorare Gesù. La stella era il segno che ha guidato i magi da luoghi lontani e da culture diverse verso Gesù bambino e rappresenta un'immagine di come i cristiani si uniscono in comunione tra di loro mentre si avvicinano a Cristo. L'origine medio orientale della traccia di preghiera è stata evidenziata anche dall'utilizzo delle lingue. In arabo è stato eseguito un inno che canta la speranza di Cristo. In greco è stato cantato il Vangelo dei Magi. In aramaico, cioè proprio nella lingua parlata abitualmente da Gesù, è stato cantato il Padre Nostro dopo la recita comune. Sono proprio il Padre Nostro e il simbolo niceno-costantinopolitano, insieme con l'ascolto delle sante scritture, che costituiscono gli elementi pienamente condivisi da tutte le confessioni cristiane. La predicazione è stata curata da padre Trandafir Vid, parroco della Chiesa Ortodossa di San Luca, e dal pastore Giacomo Casolari della Chiesa della Riconciliazione, che partendo dalla propria tradizione hanno evidenziato l'incontro con Cristo come esperienza di illuminazione. Un solo momento di incontro comune, forzatamente, che è stato però caratterizzato da un clima molto gioioso e fraterno per l'opportunità di trovarsi ancora insieme e di camminare con l'aiuto di Dio. In risposta all'appello del Papa si è tenuto mercoledì sera un momento di preghiera per la pace in Ucraina. Domenica mattina l'arcivescovo svisiterà la parrocchia ucraina di San Michele. Una bandiera ucraina accanto al cero pasquale. Sono il segno di speranza che presiede il momento di preghiera promosso nella Basilica di San Bartolomeo alle Due Torri dalla comunità di Sant'Egidio, in risposta all'appello che Papa Francesco ha lanciato domenica all'Angelus. Seguo con preoccupazione, aveva detto il Papa, l'aumento delle tensioni che minacciano di infliggere un nuovo colpo alla pace in Ucraina e mettono in discussione la sicurezza nel continente europeo, con ripercussioni ancora più vaste. Faccio un accorato appello a tutte le persone di buona volontà, aveva detto ancora Papa Francesco, perché elevino preghiere a Dio Onnipotente affinché ogni azione e iniziativa politica sia al servizio della fratellanza umana più che di interessi di parte.
In qualunque casa entriate, prima dite pace a voi. Le parole del Vangelo riecheggiano nella riflessione offerta dal Cardinale Zuppi, appena rientrato in città, dopo aver partecipato ai lavori del Consiglio Permanente della CEI. Anche i rappresentanti dell'Episcopato Italiano avevano vissuto insieme un momento di preghiera. Nonostante l'aggravarsi della situazione sul campo, alcuni membri della parrocchia greco-cattolica ucraina che hanno partecipato alla preghiera confessano che qualcosa sta cambiando. Sono 8 anni, dicono, che viviamo questa guerra, che ha causato centinaia di morti, 2.400.000 profughi interni, traumi infiniti, orfani, mutilati, distruzioni, danni economici, nell'indifferenza generale. Ci sentiamo molto confortati dalla solidarietà mostrata e questo momento di preghiera è molto importante per noi. Il Cardinale Zuppi ha annunciato che visiterà la parrocchia ucraina di San Michele domenica mattina prima della Divina Liturgia e rivolgerà una preghiera alla Madre del Signore per la pace in quella nazione martoriata. Nella giornata di mercoledì gli ucraini cattolici hanno vissuto una staffetta virtuale di preghiera che ha toccato anche le metropolie, le diocesi e i monasteri presenti in Ucraina e in tutto il mondo. Sua Beatitudine Sviatoslav, arcivescovo maggiore della Chiesa greco-cattolica ucraina, auspica che prevalga la forza del diritto, non il diritto del forte, che è invece quello che stiamo sperimentando. L'Ucraina, dice, non è una minaccia per la Russia e quello che sta accadendo non è una minaccia solo per la pace in Ucraina, ma per tutta l'Europa. Questa guerra mette a rischio tutte le conquiste della società europea dopo la Seconda Guerra Mondiale. La prima domenica di febbraio ricorre la Giornata per la Vita. Il servizio che segue ci presenta alcune iniziative diocesane. Domenica 6 febbraio si celebra in Italia la Giornata per la Vita. Il titolo di quest'anno della Giornata per la Vita è Custodire ogni vita. Ed è appunto attorno a questo tema della custodia, del prendersi cura della vita in tutte le sue fasi, dall'inizio alla fine, che appunto possiamo intravedere il cuore del messaggio dei vescovi italiani in questa bella occasione. Siamo chiamati a riscoprire legami di fraternità, di amicizia, di collaborazione, proprio in un tempo come questo della pandemia, nella quale siamo davvero messi duramente alla prova in questo aspetto. E in questo possiamo scorgere il vero valore della vita che si prende cura, e si prende cura gli uni degli altri, in particolare dei più piccoli, dei più poveri e di indifesi. E noi come diocesi celebreremo questa giornata il sabato 5 di febbraio a San Luca con una messa presieduta dal Cardinale Arcivescovo che ci aiuterà a entrare in questo tema così importante. Lo faremo a San Luca, in questo santuario così caro alla nostra vita diocesana, appunto come segno di amore, di rispetto per la vita. In diocesi alcune associazioni e movimenti si prendono cura della vita promuovendo momenti di preghiera e sostegno concreto nella pastorale e nella riflessione appunto su questo tema così centrale. Ricordiamo il servizio accoglienza alla vita e anche il movimento per la vita. I religiosi, le religiose della diocesi insieme ai consacrati sono invitati a celebrare nella festa della presentazione del Signore la giornata della vita consacrata. Di febbraio abbiamo la ricorrenza della festa anche della consacrazione della nostra vita consacrata, un giorno abbastanza importante per la Chiesa, soprattutto perché è la presentazione del Signore ed è molto bello che ci sia questo connubio fra la presentazione di Gesù e la nostra presentazione anche nella nostra diocesi, nella nostra Chiesa. E questo fa in noi rinnovare quella bellezza della nostra chiamata che dopo la vita, il battesimo, ecco, ci rende figli di Dio e nello stesso tempo anche amici particolari del Signore, io credo, perché ci ha chiamato a vivere una vita vicina a Lui, nella gratuità, nella semplicità, nel dono totale di noi stessi, per essere davvero dei profeti oggi, per non essere solo dei funzionari, perché altrimenti la nostra vita sarebbe veramente vana. Ecco, e allora questo ci serve di sprone per un rinnovo anche della nostra vita,
a cui partecipano naturalmente le religiose, i religiosi, gli istituti di vita secolare, l'Ordo Virginum e tante altre sorelle che sono consacrate e che anche oggi sono unite a noi in una partecipazione attiva e responsabile con noi. Il nostro impegno è sempre quello, vogliamo essere persone vive nella Chiesa, donare quello che abbiamo, quello che siamo, ma soprattutto donare quell'amore che Gesù Cristo ha donato prima di tutto a noi e che in questo giorno vogliamo anche riscoprire, perché come Gesù è stato presentato al Tempio, anche noi una volta siamo stati presentati, abbiamo detto di sì a Lui e cerchiamo di rinnovare oggi, il 2 di febbraio in particolare, ma ogni giorno, perché come ogni cristiano poi deve rinnovare il suo sì per la sua vocazione a cui è stato chiamato. Mercoledì 2 febbraio alle 17:30 ci sarà la messa solenne, direi, con il nostro cardinale, dove tutti insieme, quelle che possono naturalmente, parteciperemo e con grande gioia pregheremo l'una con l'altra e ci aiuteremo insieme a rivivere nella gioia anche questo momento. E non possiamo fare grandi feste per questo momento storico, però insomma cerchiamo di viverlo comunque, perché la cosa essenziale ce l'abbiamo, cioè la partecipazione alla messa. Papa Francesco ha concesso alla diocesi di Bologna di inserire nel calendario dei suoi santi la memoria della Beata Maria Rosa di Gesù Pellesi, che visse 24 anni della sua malattia ricoverata all'ospedale Bellaria. Mentre si avvicina il 50° anniversario dalla morte, il Santo Padre Francesco ha concesso alla Diocesi di Bologna di inserire nel calendario dei suoi santi, al 1 dicembre, la memoria della Beata Maria Rosa di Gesù Pellesi. La Chiesa di Bologna riscopre così la memoria di una beata la cui storia è profondamente legata ad uno dei luoghi più sensibili della nostra città. Maria Rosa, infatti, trascorse 24 dei 27 anni della sua malattia ricoverata nell'ospedale Bellaria. Era una religiosa originaria del Modenese, appartenente ad una congregazione religiosa di origine riminese, le Missionarie Francescane di Cristo, che visse pochissimi anni del suo servizio attivo in una scuola materna nel Ferrarese e che fu beatificata a Rimini nel 2007. Gli ospedali non sono certo luoghi nei quali è facile conservare la memoria e, come capita spesso, i religiosi passano di luogo in luogo senza piantare radici, essendo di tutti, senza essere di nessuno. Per questo la concessione del Santo Padre di inserire la sua memoria nel nostro santorale diocesano ci offre la possibilità di riscoprirne la straordinaria testimonianza e di ricorrere alla sua intercessione. La lettura agiografica che è stata approvata per la liturgia dell'Ufficio delle Letture proviene da uno scritto autobiografico che la Beata compose su richiesta del suo direttore spirituale, il francescano Fra Alessio Martinelli, che offre uno spaccato del suo mondo interiore nei lunghi anni della sua degenza al Bellaria. Soprattutto in alcuni momenti la Beata sperimentò acutissime sofferenze fisiche, ma fu l'infinita durata della sua degenza a costituire la sua prova più grande. In quegli anni interminabili, la religiosa accompagnò altri malati nell'accettare la sofferenza, spesso accompagnandoli oltre la guarigione. Incoraggiò e sostenne medici e paramedici nelle difficoltà del loro lavoro, affiancò in particolare alcune religiose che vissero periodi di malattia, sostenendole nel loro cammino vocazionale. Maria Rosa di Gesù donava a tutti attenzione e premura amorevole, sorrisi di gioia, parole di conforto e una viva testimonianza di speranza in Cristo, trasformando la propria quotidiana esperienza di sofferenza in un dono d'amore, con umiltà e nel nascondimento, offrendo se stessa per tutta la Chiesa e per Bologna e per il mondo intero, arrivando fino al culmine di rendere grazie al Signore per i lunghi anni di malattia, vissuti in intima condivisione con le sofferenze di Cristo. L'Ufficio Catechistico Regionale ha allestito un sito internet che offre molto materiale informatico per la catechesi e l'annuncio della Parola di Dio. Da dicembre 2021 è online il portale
passidivita.net, una piattaforma digitale che è frutto del lavoro del coordinamento regionale degli uffici catechistici delle diocesi della nostra regione Emilia-Romagna. Nel portale sono offerti vari materiali che possono accordare insieme il percorso dell'anno liturgico insieme con le fasce di età dei destinatari dell'azione catechistica e le dimensioni educative con cui rivolgersi alle varie fasce d'età. Questo materiale permette a tutti i gruppi di catechisti di poter lavorare per elaborare itinerari, proposte, per favorire l'annuncio, così come anche in Evangelii Gaudium viene ribadito e promosso da Papa Francesco. Sulla bocca del catechista risuoni sempre l'annuncio, il primo annuncio che ha messo in moto la fede di ognuno. Gesù Cristo è vivo, è venuto per salvarti, liberarti e ti ama. Credo che in particolare il tempo della pandemia ci abbia regalato, insieme purtroppo a innumerevoli disagi, lutti, sofferenze, anche uno sguardo nuovo sul digitale. Anche prima naturalmente lo utilizzavamo, anche prima in qualche modo facevamo uso di questa possibilità, poi però quando ne siamo stati costretti abbiamo scoperto anche delle potenzialità di cui prima non avevamo l'idea, almeno io non avevo l'idea. Potenzialità che riguardano anche l'educazione e la catechesi. Non credo che la DAD possa sostituire gli incontri in presenza. Credo però che, pensando specialmente ai bambini, ai ragazzi, ai giovani di oggi, ma ormai anche agli adulti, avere a disposizione del materiale online significhi disporre di una marcia in più per poter annunciare il Vangelo. Io credo che se San Paolo vivesse oggi diventerebbe molto esperto del digitale e saprebbe parlarci anche attraverso questi mezzi di comunicazione. Lo trovo un punto di partenza molto interessante per diversi motivi. Il primo, perché è il tentativo di dare corpo a quelle intuizioni che già Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium sollecitava, cioè una catechesi che sia capace anche di utilizzare linguaggi, o meglio, strumenti che veicolino nuovi linguaggi. E quindi credo che questo sia un tentativo estremamente importante. Il secondo è che è una prima risposta che sarà, credo, molto utile anche a livello nazionale, proprio come tentativo, per offrire degli strumenti a tutti quei catechisti e catechiste che sono impegnate quotidianamente nell'arte e nell'atto e nell'azione della catechesi parrocchiale. L'ufficio catechistico della nostra diocesi ha offerto in questa fase iniziale il lavoro su vari video relativi all'area psicorelazionale per poter raccogliere gli elementi di riflessione utili per poter elaborare itinerari e rendere efficace l'annuncio nelle varie fasce d'età, così come anche in Evangelii Gaudium è suggerito. E poi ha contribuito a offrire in questa fase iniziale materiale e schede relative alla fascia delle medie, dei preadolescenti nella fascia 10-12 anni. È stato realizzato dall'ufficio catechistico in collaborazione con l'ufficio di pastorale giovanile e anche l'opera dei ricreatori. È stata un'occasione per mettere insieme collaborazione e risorse per poter realizzare questo materiale a disposizione di tutti i catechisti. Il prossimo servizio ci presenta la Casa Famiglia Emma Muratori, un'opera diocesana che ospita donne anziane desiderose di continuare un'esperienza di fede e di vita spirituale.
Ci troviamo in pieno centro cittadino, in via Gombruti. Un elegante palazzo nobiliare ospita una casa famiglia che accoglie donne anziane, soprattutto familiari del clero, consacrate e comunque persone che amano continuare la loro vita in un clima di preghiera e di convivenza serena. L'opera diocesana Emma Muratori nacque nel 1960 dalla generosità di una benefattrice, Maria Salvatori, in onore della madre che dà il nome alla struttura. Monsignor Vincenzo Galletti trova per la strada una domestica disperata. Il mio parroco va alla casa del clero e io non so dove andare. Lui poco dopo trovò una facoltosa signora che disse: io vorrei fare una donazione alla chiesa. Lui collegò le cose e dice: facciamo una casa di riposo per le domestiche dei sacerdoti, che poi adesso sono le persone consacrate o che hanno collaborato con noi, che desiderano avere una certa assistenza religiosa, oltre che morale, oltre che sanitaria, oltre che un'assistenza. Sono 30 camere, tutte con bagno, molte con addirittura anche col terrazzo. E questa casa nobile del Settecento, molto ampia, a tre piani, con sotterranei, con cortile interno, è anche dotata, per cui le nostre quote sono sensibilmente molto più basse di tutte le altre case di riposo e offrono molti più servizi. Camere singole con bagno privato, aria condizionata, TV, telefono, spazi per la vita comune, biblioteca, palestra, ambulatorio, infermeria. Il cuore della casa è la cappella, dove viene celebrata ogni giorno la Santa Messa e la preghiera liturgica, con la direzione e l'assistenza delle monache della comunità di San Serafino di Sarov. Le accogliamo autosufficienti, ma noi abbiamo al nostro interno anche una sezione di 10 posti per non autosufficienti, quindi possiamo assistere le persone in qualsiasi stato della loro situazione. È di più, molto di più. Anche quando offriamo una semplice coperta, non è mai solo una coperta. Perché in quel gesto c'è la porta di un cuore che si apre. C'è la scelta di un ragazzo di passare le sue notti in un dormitorio. O quella di una ragazza che laverà le lenzuola di una donna sola, come se fossero quelle di sua madre. E se ognuno degli 8.000 progetti che realizziamo ogni anno non è mai solo quello che si vede in apparenza, allo stesso modo la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica non è mai solo una firma. È di più. Molto di più. Quando tu apri la porta e vedi quella fila lì, tutte quelle file lì hanno fame. Ho venuto dalla Tunisia quando aveva 19 anni. Ho preso il visto, sono nati Omer e Miriam, sono gemelli, e dopo un po' si è trovato un po' in difficoltà. Sono andato a bussare la porta del Caritas. Quanto sia stato il fatto del Covid, ho sentito l'appello del Caritas di Rimini, che hanno bisogno di volontario. Ho visto una cosa bellissima. Le persone si sono moltiplicate. Abbiamo preparato tantissimi pasti, li abbiamo preparati per l'asporto, per le persone sole a casa, e l'abbiamo fatto tutto questo anche grazie all'aiuto delle 8 per 1000 della Chiesa Cattolica. Il Caritas veramente aiuta chi ha bisogno. Si conclude qui il nostro appuntamento di 12 Porte. Vi ricordo il nostro canale di YouTube 12 Porte Bo, dove potete trovare tutti i servizi di questa puntata, ma anche il nostro ricco archivio, e poi la nostra pagina Facebook, dove potete contattarci. A me non resta altro che salutarvi a questo punto e darvi come sempre appuntamento alla prossima settimana.